Operazione antidroga nelle ultime ore a Gela da parte della polizia del locale commissariato degli agenti della squadra mobile di Caltanissetta con il supporto dell'unità del reparto cinofili di Palermo. Due le persone arrestate, si tratta di Giuseppe Antonuccio di 37 anni e di Emanuele Lauretta di 33. Erano a bordo di un'auto, una BMW, quando sono stati intercettati dalla polizia. Alla vista degli agenti e durante il controllo i due hanno manifestato segni di nervosismo. A quel punto è scattata una perquisizione nelle loro abitazioni, un immobile e un garage. E la perquisizione ha consentito di rinvenire nell'abitazione di Lauretta una pistola con matricola a brasa, clandestina, calibro 9, corto, di marca Beretta, comprensiva di caricatore, privo di cartucce e 16 cartucce dello stesso calibro. Nel garage, ubicato a Butera, sempre nella disponibilità di Emanuele Lauretta, è stata trovata una serra pienamente funzionante, completa di impianto di irrigazione, illuminazione e riscaldamento. All'interno della serra sono stati rinvenuti 39 vasi di piante di sostanza stupefacente del tipo marijuana e apparecchiature idonee alla coltivazione indoor di droga. Nell'abitazione di Giuseppe Antonuccio sono stati trovati 1,27 grammi di cocaina e la somma di 1.000 euro in banconote di vario taglio. In un'altra abitazione, utilizzata da entrambi, sono state trovate una pistola semiautomatica con matricola a brasa clandestina prima di marca, riportante la dicitura Attila FEG calibro 7,65, 16 cartucce, 52 kg di sostanza stupefacente, verosimilmente hashish, e 920 grammi di altra droga, probabilmente cocaina. I due arrestati sono stati tradotti nel carcere di Contrada Balate a Gela a disposizione del pubblico ministero Lara Seccacini con il coordinamento del procuratore capo di Gela Fernando Asaro. Tutto nasce dall'implementazione dei servizi che a seguito del Comitato dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica si è tenuto a Gela nello scorso mese di ottobre. Sono state appunto intensificate grazie all'occhio operativo di persone che conoscono il territorio, andando ad individuare due soggetti gravati da precedenti di mafia assieme nella stessa macchina, per giunta uno dei due in atto sorvegliato speciale, perciò alla prescrizione del tribunale che non può frequentare soggetti con precedenti di polizia. Una volta che sono state fermate e controllate, hanno dato chiari segni di nervosismo, di molta preoccupazione, perciò diciamo, è nata la tutela di routine che facciamo in questi casi, vale a dire controllo a casa delle varie perquisizioni, con l'intuito corroborato dalle chiare direttive della Procura di Gela di andare a individuare sia questa abitazione che avevano nella disponibilità entrambi e questo garage ex lavaggio dove Lauretta lavorava a Butera, il secondo trasformato in una serra sperimentale di primissimo piano con un'attrezzatura e 40 vasi di piante di marijuana, ma nelle abitazioni, in questa casa in comune, abbiamo trovato quello che avete visto evidenziato, ben 52 kg di hashish, che per il comprensorio di Gela rappresenta il quantitativo più alto mai trovato di questo tipo di stupefacente, e quasi 1 kg di cocaina, che capite bene, e due pistole, tengo a sottolinearlo perché appunto con personale della Mobile che ci ha collaborato in tutto in questa attività, e il valore aggiunto sono queste armi clandestine con la matricola a base che molto probabilmente potevano essere usate, anzi sicuramente, per commettere azioni criminose nel territorio di Gela. È quasi 1 milione di euro di provento che abbiamo tolto alla piazza di spaccio per il sequestro di un ingente quantitativo di roba che era già pronta per essere immessa.